Marco, sai perché mi piace molto guidare la mia Mazda MX-5? Dimmi, Maverick, sono curioso. Perché è un'auto sportiva, è facile da guidare, ha la trazione dalla parte giusta. Sì, però se volessi un'auto sempre Mazda, quindi con le stesse caratteristiche, dinamica di guida, divertimento e quant'altro, ma un filo più pratica, visto che qui dietro ci stanno solamente dubbi e speranze? Hai qualche idea? Ne ho una per le mani. Sigla! Lunga 4 metri e 28 per 1,73 di larghezza per poco più di 1,50 m di altezza, la Mazda CX-3 si va a migliorare lievemente grazie a un leggero maquillage di metà carriera. Lanciato nel 2015, il B-SUV di Hiroshima, o crossover come preferite chiamarlo, ha contribuito in maniera sensibile all'innalzamento delle vendite per la casa nipponica, oltre anche ad una crescente percezione di alta qualità proprio sulle auto del marchio anche tra la gente comune. Mi piace personalmente tanto il frontale con questa generosa griglia frontale a lamelle incorniciata da un profilo cromato e da una coppia di fari a LED. In taglio laterale poi si possono notare cerchi da 18 pollici opzionali, oltre a delle linee filanti, ma comunque sia sinuose e muscolose. Mentre al posteriore abbiamo gruppi ottici, anche in questo caso a LED, una coppia di terminali di scarico, e a completare un quadro estetico a mio giudizio ben riuscito, una colorazione opzionale Soul Red Crystal che dà quel tocco di personalità in più all'auto e che la fa spiccare tra molte altre. Gli interni nell'allestimento Exeed sono veramente il top di gamma. A mia disposizione ho l'OLED display, una strumentazione che mi integra elementi analogici e digitali. Al centro della plancia poi troviamo il display dell'infotainment da 7 pollici attraverso il quale andare a comandare un sistema che mi garantisce la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay. In opzione poi ho anche la possibilità di aggiungere il Leather Pack White, pacchetto che mi riveste i sedili in questa morbida e soffice pelle bianca che mi garantisce un ulteriore comfort e soprattutto quel grado di sciccosità che assolutamente non guasta. Devo dirvi poi che dietro l'abitabilità non è ai massimi livelli, soprattutto se siete più alti di 1,80 m, mentre per quanto riguarda la capacità di carico si parte dai 350 litri in configurazione standard, lo stesso valore della Jeep Renegade, fino ad arrivare ai 1260 abbattendo il divano posteriore. Con il Model Year 2018 arrivano anche due nuovi motori per la Mazda CX-3, e mi piace sottolineare come in un periodo in cui il downsizing e il ridotto frazionamento dei propulsori la facciano da padrone, i giapponesi dicono no e continuano per la loro strada. Sotto il cofano del CX-3 2018 infatti abbiamo il nuovo motore benzina 2000 di cilindrata Skyactiv-G nelle potenze da 121 o 150 cavalli, mentre per quanto riguarda il diesel Skyactiv-D abbiamo il nuovo motore 1008 di cilindrata con potenza di 115 cavalli. Per quanto riguarda la trasmissione, si va a scelta dell'utente, manuale a 6 marce o automatico a 6 rapporti, mentre volendo si può anche dotare l'auto di trazione integrale all-wheel drive. Il restyling 2018 porta in dote alla CX-3 un'ampia serie di assistenti alla guida, racchiusi da Mazda sotto la voce iActive Sense. Abbiamo il cruise adattivo, la frenata automatica d'emergenza, il rilevatore dell'angolo cieco, l'assistenza alle partenze in salita, l'Inkipa Assist, il rilevatore della stanchezza e i fari adattivi. Ma insomma, cosa volete di più? Ok, ma come si guida la Mazda CX-3 2018? Beh, è un crossover che non sembra un crossover. Lo sterzo è molto deciso, rapido e preciso, con un assetto ben piantato per terra e che mi trasmette un'ottima mappa mentale del terreno che sta attraversando l'auto in quel momento. Quindi, un po' come la Mazda MX-5. Il sistema sospensivo della Mazda CX-3 2018 poi è molto valido, anche viaggiando per Milano dove possiamo trovare Dossi, San Pietrini, Lastroni e i binari del tram, si viaggia sempre in tutta tranquillità e scioltezza. Io sto provando la CX-3 con il nuovo 1008 diesel,
Si tratta di un'unità cresciuta di 300 cm cubi rispetto alla versione di lancio del 2015 e che ha aumentato anche la potenza complessiva di 10 cavalli, con una coppia fissata a 270 newton per metro di massima, già disponibile a 1600 giri. L'accelerazione da 0 a 100 si copre in meno di 10 secondi con una velocità massima che si fissa a quota 184 km/h. Da sottolineare anche il fatto che Mazda continua a credere nei motori a gasolio, mantenendo un rapporto di compressione di 14,8:1. Il propulsore diesel della CX-3 non ha bisogno affatto di filtri SCR o dell'AdBlue per mantenere basse le emissioni. Questo nuovo 1008 di Mazda poi ha un buon tiro, è molto elastico e spinge bene fin da subito. In 12 giorni di utilizzo, in cui ho percorso poco più di 1000 km, ho consumato da computer di bordo 6,5 litri di gasolio ogni 100 km, alternando comunque tratti di autostrada, di strade extraurbane, al traffico di Milano delle 6 di sera. Si tratta di consumi tutto sommato interessanti, anche se un filo superiori rispetto ai 4,4 litri del dichiarato. Il cambio automatico non mi ha convinto fino in fondo, magari si tratta di una particolarità della CX-3 che sto provando io, ma è un cambio che si è dimostrato abbastanza lento, soprattutto a freddo, sia nelle salite che nelle scalate di marcia, e soprattutto superati 3500-4000 giri diventa un po' ruvido, se usato in modalità manuale. È arrivato il momento della solita domanda: Marco, ma quindi la Mazda CX-3 2019 è l'auto perfetta? La risposta dovreste conoscerla già da soli: no. Per quanto comunque questo crossover di Hiroshima mi abbia davvero conquistato sotto tantissimi punti di vista, ce ne sono altri che non mi hanno convinto fino in fondo. Per prima cosa, un sistema start and stop non proprio intelligente, unito ad un cambio automatico abbastanza lento. Poi devo anche dire che ci sono alcuni particolari sacrificati all'altare del design, come ad esempio lunotto posteriore e montanti posteriori, che non garantiscono una visibilità eccelsa. Per fortuna però che ho sensore a 360 gradi e telecamera posteriore, anche se come optional. Concludo come sempre parlandovi dei prezzi. Per portarvi a casa la Mazda CX-3 2018 dovrete mettere in cantiere almeno 21.470 euro, ma si arriva a superare i 30.000 euro per le versioni pluriaccessoriate. Un buon compromesso potrebbe essere la CX-3 in allestimento Exceed, e sicuramente non mi priverei del pacchetto iActive Sense. Però adesso voglio sapere cosa ne pensate voi della CX-3, e quindi sotto con i commenti fatemelo sapere qui sotto, sulla nostra pagina di Facebook, sul profilo Twitter, su Instagram, su tutti i nostri social network, e vi lancio una domanda: preferireste lei o le rivali di sempre, come magari la Volkswagen T-Roc, la Fiat 500X, la Jeep Renegade o l'Opel Mokka X? Fatemelo sapere, rispondete! Io adesso non devo fare altro che fermarmi, slacciare la mia cintura di sicurezza e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!